eletto e sono qua per dare il mio contributo, perché veramente questo lo voglio dire anche un po' al di là dell'appartenenza, i partiti eccetera eccetera, ma con Benedetto da tanti anni ci confrontiamo ed è stato sempre un confronto civile, proficuo, senza mai sbagliare le modalità, i toni, a volte non essendo d'accordo. Quindi credo che sia una persona che abbia tanta esperienza e meriti la fiducia dei milanesi. Poi dico quello che dico per tutti i candidati: chi auspicabilmente parecchi vengono eletti a Milano devono ricordarsi poi che sono stati eletti rispetto a, con i voti milanesi, e quindi devono guardare poi al loro ruolo a livello nazionale, ma devono dare un occhio di riguardo a Milano. Guardate che nella mia funzione di sindaco, l'ho detto l'altro giorno e lo ripeto, è veramente molto importante avere candidati che si presentano a Milano, che vengono eletti, a volte più di un ministro, perché un candidato è quello che ti dà un segnale, che ti aiuta con un emendamento, che ti dà un suggerimento su quelle che sono le opportunità per la tua città. È importantissimo, io l'ho visto in quest'ultima legislatura, ma ogni mese succede qualcosa per cui hai bisogno di chiamare qualcuno e di farti dare una mano, per cui non è solamente una questione di quanti candidati, di immaginare l'emiciclo e quanti saranno in quella parte, che è la parte che fa riferimento alla mia visione politica, ma anche dei singoli o delle singole persone, delle singole candidate. È veramente straordinariamente importante, e quindi insomma il mio invito è, quando si va a votare, di avere in mente lo schieramento, ma di guardare molto anche alla persona. Se c'è una cosa, ripeto, che si può dire del Benedetto Dalla Vedova, è che altri fanno politica da tanti anni e sembrano quasi ripresentarsi per consuetudine, con le stesse idee, con la solita tiritera. Invece lui ha veramente sempre questa freschezza della proposta. C'è stato nell'ultima fase molto 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 vicino su una cosa che io spero arriverà a risultato positivo, cioè il Tribunale Unico dei Brevetti. Se dovessimo portare a casa il Tribunale dei Brevetti, ascriverei una parte significativa del merito a Benedetto Dalla Vedova. Per tutti questi motivi sono qua con lui e spero proprio di poterti sorridere ancora più di stasera il 26. Ma grazie, io ringrazio tantissimo il sindaco Sala. Prima di due parole, però, di dirò due parole io, chiederei a Emma, che è collegata con noi, che Emma è capolista al Senato per Più Europa anche a Milano, cederei la parola a Emma. Grazie Emma. A voi. Non so se mi sentite. Sì, sì, sentiamo bene. Oggi è stata una tipica campagna elettorale piena di improvvisate, non molto felice, non molto facile, ma in ogni caso questo non è rilevante. Quello che mi rileva dire, anche se non ho sentito bene l'intervento del signor sindaco, che voglio però ringraziare molto, quello che io sento dentro di me sono due preoccupazioni. Uno, ovviamente, che vincano le politiche di destra, nazionaliste, anti-europee, putiniane, orbaniane, trompiane, come volete. E l'altro, che questa, come dire, esito, e l'altro che questo esito, ma chi è che non sappiamo se è il nostro pappalello? No, non è questo. Aspetta un secondo, finirà. Vai Emma, scusa. E l'altra è che i destini di questo paese siano sostanzialmente decisi dal 40% di astenuti o di quelli che non andranno a votare, a cui si aggiungono i 5 milioni di italiani fuori sede che non torneranno a casa a votare, evidentemente,
periodo di esami, di lauree e di ripresa del lavoro, eccetera, eccetera. Questi sono i due fattori che a me, su cui insisto molto, e insisto proprio perché, siccome sono lezioni determinanti, al di là dei problemi del nostro, dentro il nostro raccordo anulare, sono problemi in cui bisogna veramente scegliere o di qua o di là. Non c'è molto altro da ricamare sopra. E penso che ognuno, anche di questi 40% di astenuti, ognuno deve assumere la sua particina di responsabilità ed esprimere quello che ritiene meglio per il nostro paese. Io faccio veramente un appello di cuore. Votate quello che volete, o se votate più Europa sono più contenta ovviamente, ma andate a votare. Convincete amici, colleghi, figli, tutti quelli che volete, ma per favore. Questa, penso sempre a quei paesi che non hanno ancora neanche il diritto di voto, e quando lo esercitano la pagano molto, molto cara. Noi siamo in un momento certamente molto difficile, ma insomma mezz'ora per andare a votare non è esattamente un grande sacrificio. Per favore, assumete anche voi, insieme a noi, le responsabilità del futuro di questo paese. Io non faccio promesse, tanto per fortuna quando uno va al governo poi non le rispetta mai, questa è la storia, non è che sono io a dirlo, ma posso solo impegnarmi ad essere, virgolette, quella che sono sempre stata, e cioè una testarda, cocciuta, attivista, che ho difeso sempre i diritti umani, civili e sociali, le libertà economiche, le responsabilità economiche. Quindi tanti auguri a Benedetto. Io credo che sia utile, veramente utilissimo, portare in Parlamento un gruppo di cocciuti europeisti, liberali, altrettanto cocciuti, attenti ai diritti civili, perché questo paese, quando fa l'Italia, ce la può fare. Grazie Benedetto e buon lavoro a tutti voi. Grazie. No, io ringrazio tantissimo Emma, che sta facendo una campagna elettorale senza risparmio, credo che oggi magari sarà il quinto, sesto anche intervento. Grazie mille Emma, grazie mille per le tue parole. Io voglio davvero ringraziare di cuore Beppe Sala. Noi ci siamo conosciuti in particolare nella straordinaria stagione dell'Expo, dove anche Emma, da ministra per gli affari europei, era allora nella stagione in cui l'Italia si aggiudicò l'Expo, ebbe un ruolo importante, perché io ero sottosegretario agli esteri e venivo spesso per le delegazioni e ho colto, ci vedevamo qualche volta, ho colto lì la capacità di visione che Beppe Sala aveva. Io voglio prima di tutto ringraziare Beppe Sala perché fa il sindaco e per come lo fa, perché testimonia che una città aperta, dove si rispettano le regole, si devono rispettare, ma una città aperta, inclusiva, una società dei diritti, com'è diventata Milano, diventa una società attrattiva per i talenti. Le decine di migliaia di ragazzi che vengono a Milano a studiare, che frequentano le università, gli stranieri che vengono a Milano attratti dalla libertà che c'è in questa città, rispetto delle regole e libertà, significa che qui vengono i talenti che vogliono giocarsi le proprie qualità, le proprie aspettative, le proprie prospettive, e arrivano gli investimenti, e questo è un meccanismo di società aperta virtuoso. Milano si sente una grande città europea, e io credo che il sindaco Sala abbia interpretato e stia interpretando proprio come esempio per l'Italia che ce la può fare. Emma diceva ce la possiamo fare, quando l'Italia fa l'Italia
ce la può fare. Io credo che se l'Italia facesse un po' di più Milano ce la potrebbe fare ancora meglio. Ed è l'esempio in Italia di come una città virtuosa, una città che si sente una città europea, possa essere una città inclusiva e una città dei diritti. I diritti civili e i diritti economici, le libertà civili e le libertà economiche vanno insieme. Milano è, quando si parla della California, la California è diventata la California perché era anche una terra di libertà, di rispetto dei diritti, attrarre talenti e attrarre investimenti. Poi, e chiudo, voglio ringraziare Beppe per le parole che ha usato, fin troppo gentili nei miei confronti questa sera. Io sono felice di essere candidato a Milano, sono un candidato di coalizione, sono candidato di Più Europa. Rivendico, ne avevamo parlato nei giorni prima, rivendico che Più Europa, rischiando, abbia deciso di tenere fede al patto che abbiamo fatto col PD di Enrico Letta e con la coalizione. Il patto si fondava su un presupposto, che queste elezioni, in queste elezioni si deve scegliere da che parte sta l'Italia. Se con Orban, e l'abbiamo visto ieri, non è che uno dice no, ma tu vuoi evocare quale fantasma. No, io sto ai fatti. Ieri il Parlamento europeo votava una risoluzione di censura nei confronti del governo ungherese perché l'Ungheria sta uscendo dal perimetro della democrazia. Cara Meloni, la democrazia non è solo che chi vince governa, quello è uno degli aspetti della democrazia. La democrazia è rispetto dello Stato di diritto, è separazione dei poteri, i giudici non devono dipendere dal capo del governo perché sennò non sono più giudici, non si chiudono le università, non si chiudono i media e i giornali e le televisioni che esprimono voci contrarie al regime, non si perseguitano i diritti della comunità LGBT, non si parla di razza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa visione da una parte e c'è la nostra visione, vorrei dire la visione milanese. Io credo che il centro-sinistra debba ispirarsi alla visione pragmatica, seria, razionale e aperta di Milano. E noi abbiamo detto, i liberali cosa devono fare? I liberali oggi devono scegliere l'alleanza con i socialdemocratici, con i progressisti. Avevamo fatto un patto, l'abbiamo sottoscritto, Più Europa è rimasta lì. Noi siamo in campo con la coalizione, col PD, Verdi e Sinistra Italiana, perché la legge elettorale, come diceva Emma, prevede una parte proporzionale e poi la parte decisiva, dove o vinciamo noi o vincono loro, è la parte maggioritaria. Se tu ti metti in mezzo, magari otterrai, e sei un liberal democratico, la cosa che puoi ottenere è che magari c'hai 1000 voti in più che si perdono a Milano, ma si perdono nel calderone del risultato nazionale, e poi fai un favore a Tremonti, che non è propriamente un liberale, che è il candidato della Meloni. Quindi io ringrazio Beppe Sala per il suo impegno, è una responsabilità essere candidato a Milano, è la responsabilità di fare di tutto naturalmente per vincere ed è la responsabilità nella prospettiva. Io posso qui prendere l'impegno nei confronti del sindaco della città che se e quando diventerò eletto dal collegio di Milano Buenos Aires, quindi di Milano Centro, Beppe ha già il mio numero di telefono, noi siamo diciamo dei lombardi, come dire, pragmatici, ci sentiamo solo il giusto necessario, ma dal 26 di settembre, anzi dalla notte del 25 settembre in poi, sarai autorizzato a disturbarmi intensamente per tutte le esigenze di questa straordinaria città che è la mia città, la città dove sono, io sono valtellinese, ma dove ho studiato, dove ho lavorato, dove ho cominciato a fare politica assieme a Lorenzo Strickleavers, che allora era un ragazzino, ma insomma lo è tuttora, il senatore Strickleavers, in corso di Porta Vigentina nella sede del Partito Radicale. Ho cominciato a raccogliere le firme nelle piazze, nei marciapiedi di Milano. La mia prima candidatura è stata in un uninominale dei riformatori nel 1990.
1984, Lorenzo se lo ricorderà, è la città dove è nata mia figlia, insomma è la mia città, anche se poi la vita di una persona che fa politica ti porta a stare troppo tempo a Roma e quando torni apprezzi la differenza. Infatti quando Carlo Calenda, e poi chiudo, quando Carlo Calenda si è uscito con una delle calendate e ha detto che bisogna, lo Stato deve finanziare il viaggio di tutti i ragazzi quando hanno la maggiore età a Roma, a visitare Roma, che è straordinaria, eccetera, eccetera. Io poi non voglio entrare in polemica con lui perché è sempre... volevo fare un tweet per dire però Carlo, i ragazzi di Roma li obblighiamo a farsi una settimana a Milano, così vedono che si può vivere... Vedono che si può vivere in una città in cui si può prendere la metropolitana dalla mattina alla sera ed è pure pulita, in cui per le strade non c'è la monnezza, in cui ci sono stranieri che vengono non solo per vedere le cose di 2000 anni fa, ma per le cose che devono succedere nel futuro. Milano, e chiudo, è una città che ha una profonda tradizione, riesce a contaminare i valtellinesi o quelli che vengono anche da più lontano di milanesità, attenti alla tradizione ma guardando all'innovazione e al futuro. E io l'ho messo nel post in cui annunciavo la mia candidatura, ho parafrasato, ho rubato una frase che diceva sempre Pannella. Milano è una città d'altri tempi, tempi futuri. Grazie Sindaco per il tuo sostegno. Grazie mille, scusa anche la figura. Ti lascio a loro, io ho già fatto. Ciao. Ciao, bene, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie.